fanno costantemente. E l'associazione che rappresento, che si chiama Hands of Women, AU è il suo acronimo, è una ONLUS internazionale che con tutta evidenza si occupa del fenomeno trasversale nel mondo delle violenze sulle donne. Però con Valerio dal 25 novembre, che come sapete è la giornata mondiale contro tutte le violenze sulle donne, abbiamo da allora cominciato a collaborare, abbiamo fatto un sodalizio insieme a Enso Women, c'è anche il centro In Divenire, che saluta la presidente Sara Elba Di Vaglio, stamattina la paziente in studio, che è un centro che segue anche donne vittime di violenza, c'è con noi anche la presidente di Atena Onlus, Carla Maira, insomma siamo una rete di associazioni e siamo impegnati su questo fronte. Vedete, Enso Women, con il suo acronimo, dicevo AU, AU significa anche come, perché noi ci poniamo il problema non solo di analizzare il fenomeno e portare sostegno lì dove possiamo, ma anche come arginare questo fenomeno, come respingerlo, come aiutare le donne, come assisterla, come contrastare. Cioè vorremmo essere concreti, ed è sulla base di questo spirito del come che nella federazione, in Valerio, in tutti i suoi collaboratori, nel suo staff e nei presidenti, noi abbiamo trovato un interlocutore per noi fondamentale, perché vedete, il discorso della difesa personale, che poi è un discorso di diritti, che è un discorso che riguarda le donne, per noi è fondamentale per questo aspetto sul quale voglio attirare la vostra attenzione, veramente su questo, perché vedete, noi donne, nonostante i nostri sforzi, possiamo vivere in una condizione di paura a tutte le età, in tutte le condizioni sociali, in tutte le aree geografiche, perché è una condizione di soggezione fisica ed è di paura. Quello che ci interessa, io mi auguro che nessuna di noi debba mai utilizzare quello che le viene insegnato qui, che è autodifesa. Io mi auguro che non accada mai, ma se accadesse, come diceva Valerio, riportiamo, come diceva anche l'istruttrice, riportiamo comunque la pelle a casa e la testa a casa e anche la dignità a casa, e possiamo essere di esempio alle altre. Ma io ripeto, io non mi auguro che queste pratiche servano. Quello che è importante è tutto quello che vale per tutte prima, perché ognuna di noi, se fa un corso del genere, io sono un ufficiale dell'esercito e ho avuto un addestramento, per dire, e sono incapace a fare questo, ancora devo finire il corso con Valerio, ancora cominciamo. E cominciamo, esatto, è uno degli obiettivi che ci siamo dati di collaborazione. Cambia la tua psicologia, cioè tu cammini per strada con un altro atteggiamento, perché la tua psicologia è diversa, la tua consapevolezza è diversa, la tua forza è diversa. Tu non camminerai con le spalle curve guardando intorno, tu camminerai a testa alta e attraverserai con sicurezza le donne che devi attraversare, raggiungerai la tua macchina, uscirai nel parcheggio con un altro atteggiamento rispetto alla realtà e anche con un'altra percezione del rischio e del pericolo, perché aver appreso delle tecniche di autodifesa, al di là della pratica, ti rende più consapevole, più forte, più determinata, ti tira sulle spalle, non so come dirvi, e ti fa camminare con lo sguardo dritto e guardi intorno, identifichi meglio il pericolo e il rischio e soprattutto hai meno quell'atteggiamento contratto che quando prendi la macchina e metti la chiave quasi ti trema la mano perché hai paura. Quindi questi non sono corsi che insegnano a essere violenti, perché c'è anche questo pregiudizio, pare ridicolo ma c'è. Questi sono corsi di consapevolezza di sé, di autodifesa, di coscienza, di esercizio di un diritto. Voglio tornare a casa la sera da sola e non voglio avere paura. Questo ci insegnano questi meravigliosi ragazzi e ragazze, lo fanno con una passione straordinaria, con una professionalità indiscutibile, e hanno aggiunto a quello che è un impegno professionale, hanno aggiunto, e non è da tutti, e li voglio ringraziare sentitamente, uno scopo sociale di solidarietà e che fa anche comunità. Quello che loro insegnano lo fanno con il cuore oltre che con la professionalità e lo fanno per lasciarci qualcosa. Quindi da parte di Enso Women, della nostra rete di associazioni, loro avranno sempre e comunque un alleato. Io li ringrazio per tutto quello che fanno, noi faremo il corso perché
ci serve, perché è importante, e poi di donna in donna lo comunicheremo anche ad altre. Un saluto a tutti e grazie per questo video. Ringraziamento nella sua persona, ma anche quella giustamente tutta l'associazione. Allora, se posso chiamare le amiche, gli amici, che Carla, Roberta, scusate, però noi condividiamo, Sofia, tutti. Fabrizio, le associazioni, non ci viene. Chi è che si nasconde? Silvia, dov'è? Silvia, vieni, ecco, vieni, ci facciamo fare una foto. Sofia, non ti nascondi a telefono. Vieni, te la fai fare da qualcun altro.